La ciurma! Io sono Mazzetesse e ci ritroviamo nuovamente con Sid Meier's Pirates. Questa volta gli salvataggi ci sono. Non so come mai, non ho ancora riavviato il computer, però sono uscito dal gioco, l'ho riaperto e i salvataggi ci sono. Ma, se è stato il cambio della lingua, ma non lo so, cioè mi fa strano, vabbè. Torniamo, se non ricordo male, eravamo appena stati a St. Kitts dove ci avevamo presentato la figlia del governatore. Avevamo venduto una nave, ne abbiamo due, potremmo andare vedere che cosa ci dicono gli olandesi se andiamo a trovarli. Proviamo a vedere cosa succede se andiamo a trovare gli olandesi dopo che abbiamo catturato due navi olandesi. Allora, andiamo a provare a parlare col governatore, chissà cosa ci dice. Mio caro signor Mazzetes, entrate, vi prego. Sono in guerra con gli spagnoli e con gli inglesi, ecco perché sono stati contenti che abbiamo abbattuto la cosa. Ok, mi dà una lettera di corsa. La città più nemica è la città inglese di St. Kitts, ok? Però noi siamo alleati con gli inglesi. Alla prossima, signor Mazzetes. Ma non mi hai detto che ho abbattuto i pirati là? Niente di che, vabbè. La taverna ci dirà niente. Commerciare col mercante ci fa commerciare, sì. Perché abbiamo una lettera di corsa olandese. E ah, non erano tedeschi, vedi, erano olandesi. La prima volta avevo scambiato Dutch con Deutsch. Ah, porca miseria, vabbè, lol. Articoli di lusso costano un sacco. Costa tutto un sacco. Quindi niente, noi ce ne andiamo, non abbiamo niente da vendere. Il maestro d'ascia cos'è che dà qua? Vendi, potenziamento cannone di bronzo, ma non lo voglio. Allora noi facciamo che andarcene e salpiamo via. Via, 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 via. Andiamo a distruggere chi? Contrabbandiera olandese, sì. No, i contrabbandieri danno un sacco di soldi. Vabbè. Avrei dovuto premere 5, sì, è vero, ragazzi. È verissimo, allora, no, gli olandesi va bene. Contro chi vorremmo andare? Ah no, il governatore spagnolo ci dà prima il grado in più di comandante, forse, quanto è che era. No, forse quello ce l'aveva già dato. San Juan, ok, dobbiamo andare a San Juan. San Juan. Perché sennò l'equipaggio dice, oh, siamo in mare aperto, quando è che arriviamo a toccare terra e ciao. Hanno affondato il galeone spagnolo, lol. Vediamo cosa mi dice il governatore spagnolo. Però è così sexy sto governatore spagnolo. Se andassimo contro i francesi invece? Contro francesi e olandesi? Il re ne sarà compiaciuto. Ci ha promosso il capitano. Però è molto più cospa delle altre. Infatti la figlia poco attraente del governatore. Accettiamo l'invito, vabbè. Dai, facciamoci questo balletto, ragazzi. Ma è sempre il coso sbottonato, perché? È proprio abbastanza bruttina, questo tipo. Vabbè, non è chissà quale bruttina. C'è sempre meglio di niente, però. Ma dura un sacco sto ballo! Ah,
No, ho sbagliato. Ok, di qua. Perché prima aveva due cuoricini? Ma ho premuto gira a sinistra. Ops. Vedi, non ci ha detto niente perché non abbiamo ballato bene. LOL. Allora, consultiamo il mercante. Cosa possiamo comprare di buono? No, costa tutto un fracco. Andiamocene via. Taverna, cosa c'è? No, beh, uomini da reclutare non ne ho bisogno. Oh, sciocchezza. Ah, c'è pure gli illustrini là. Niente di che. Ah, questo qua è quello che sa dei miei parenti. Salpiamo. Andiamo contro i francesi. No, salpa. Qua ci abbattono, eh. Dobbiamo andare all'abbordaggio, altrimenti ci frega. Non per nulla è una nave da guerra. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta! Yes! Anche questa vittoria va ad aggiungersi alle nostre grandi ciurma. Yeah! E ripara le vele mentre navighiamo. No, ne ho parecchi, abbiamo abbastanza uomini. Teniamo la nave francese, sì, così andiamo a vendere, poi ven cioè vendiamo il cibo e poi la vendiamo. Tieni. Allora, andiamo a ven vendere la roba, allora. Vendiamo la nave questa qua, quella francese. Con uno sloop da guerra, porca miseria. Cioè, ha fasciame di rame, vele di cotone, palle incatenate. Palle a mitraglia, polvere da sparo fine. Così quasi ci conviene vendere una sloop. Aspetta, devo 10 tonnellate di carico devo vendere. Ma costa niente, vabbè. Ok. Ora dovremmo poterlo fare, ok. E ripariamo questa. Ripariamo questa. Non è che abbiamo tanti soldi, eh? Adesso andiamo dal governatore che ci dà: ehi, hai abbattuto i francesi. Come presto maggiore? Scusa, io voglio essere promosso adesso maggiore, vabbè. Proviamo a ballare bene sto giro. Ta 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 la 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 la, sei a destra, poi a sinistra. Ta
poi a sinistra, e poi a destra, la 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 la, poi di nuovo a sinistra, viva la monotonia, a destra, gira a sinistra, gira a destra, gira a destra, gira a sinistra, gira a sinistra, gira a destra, gira a destra, gira a destra. Ma perché si inciampa? L'ho premuto. Gira a sinistra, gira a sinistra, gira a sinistra, gira a sinistra, destra, gira a sinistra, destra, gira a sinistra, destra. Porca miseria, se diventa tosto, gira a sinistra. C'è l'overlay di Steam che mi fa impazzire perché non vedo più niente. Gira a sinistra, gira a sinistra. Avanti, gira a sinistra, gira a sinistra. Gira a sinistra, gira a sinistra. Sì o no? Sì, dai, è stata contenta. Oh, capitano, mazzatessa. Siete un furfante così attento delle informazioni che potrebbero interessarvi. A Port Royal per 2000 pezzi d'oro. Sì, ci andiamo. Salpiamo e andiamo a Port Royal, che dov'è che è? Mappa. Dov'è Port Royal? Addio, è fin laggiù. Andiamo a Santo Domingo. Sì, dai. Andiamo in là. Via, si va alla grande. No, quella mi sembra grande per depredarla, eh. Santo Domingo. Ma era su o giù? Forse era giù. Ops. Dai, attacchiamo questi francesi. No, 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 no. Mercantile francese Elefant. Ma va veloce sta barca, sta nave nemica. Dai, l'arrembaggio. Ah, ok, si sono arresi. No, abbiamo abbastanza uomini. Beh, dai, 246 non sono tanti, però. Credo che ci sia un 1 davanti qua, 1615. Però non riesco a vederlo, perché... Ah, beh, guarda, perché è sfasato quell'affare là. Cioè, c'è un bordino a destra vuoto. No, non c'entra niente questo. Sto guardando se delle impostazioni dello schermo, ma... Questo? Ok, me lo sta sistemando giusto adesso. Non vedevo là il coso giusto. Vabbè, adesso è sistemato, lo vedo. Prendiamo tutto. Anche qua. Prendi tutte le spezie. Porca miseria, quante spezie. Anche i cannoni, e teniamo anche la nave, poi la vendiamo. Così gli spagnoli ci diranno qualcosa di... No! Porca miseria! No, status flotta, non voglio arenarmi là. No, salpiamo.
Non voglio andare là sul... No, salpiamo. Perché mi sono incasinato in sto punto qua del manga? No, salpiamo! Vai via, esci di qua. Ma perché c'è sto fiordo del Kaiser? Vai, ok, andiamoci. Altri francesi. Trasporto di grano. Attacca. Brigantino polo costiero francese. Ma se andassi con le palle incatenate? Ah, è fuori portata, ma... Perché così almeno le abbatto la velocità e non può sfuggire. Sì, a caso proprio così. Niente, l'ho mancato, vabbè. Sì! Ne ho abbastanza uomini. Vabbè, 164 pezzi d'oro, però è un sacco di cibo. Non c'è una possibilità, prendi tutto il cibo, no, eh? Tieni. Diamo a... Non dai gesuiti. Dove tutto costa poco ma non hanno niente. Altri francesi. Ma diamine, dov'è che è la città spagnola qua? Port de Paix. Ma Port de Paix è francese. Infatti, siamo dalla parte sbagliata. Oddio. Cosa facciamo, mo? E dovremmo stare... però abbiamo la lettera di corsa. Se entriamo in una colonia francese... Insediamento francese, Charleston. Charleston. È un ballo, no? Charleston. Abbiamo appena distrutto tre navi, sai? Il mercante? Oh! Ma che... Assurdo! Ma assurdo! Spezie, no, 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 no. Costa tutto poco. Maestro d'ascia. Allora, vendiamo... Questo. Questa possiamo venderla, no, di 94 tonnellate. Questa di 44 e di 34. Non ho neanche degli upgrade. Ma facciamo che... Niente, venderla appena riusciamo a vendere un po' di roba. Salpiamo. Dobbiamo trasportare il nuovo governatore! Dei pirati. Pirati, andiamo contro i pirati, che questi sono sempre... Brigantino Pirata Blessing. Che sono soldi facili qua. Perfetto, dai. Possiamo anche prenderlo giù. Sì, gli abbiamo tirato il secchio. Non avevo visto scherno le altre volte, è simpatico. E ciurma, ancora una volta, la vittoria è nostra. Yeah! 11 marinai entusiasti al tuo equipaggio di 73. Ma sì, anche perché dobbiamo tenere tutta sta gente qua. Per mantenere le navi. Adesso andiamo a vendere tutto. E poi vendiamo anche la nave. Continua. Olandese di Curacao.
Perfetto, Port de Paix dobbiamo arrivare. Yes! Allora, parliamo col governatore che dovrebbe darci qualcosa, no? Visto che entrate, mi prego, siamo in guerra con gli spagnoli. Port de Paix ha un nuovo governatore, ha catturato un mercantile, un pirata. Ottimo, si... Ah, se n'è accorto però sto tipo. Allora, per vendere quelle navi che abbiamo, mercante, allora qua il cibo conviene venderlo. Le spezie, vendiamo tutte le spezie. E anche i cannoni a due pezzi d'oro vanno bene. Teniamo 30 cannoni, va bene. Adesso vediamo se possiamo vendere questa nave qua. Questo brigantino qua. Sì. Perfetto. 77 tonnellate devo liberarmi per questa nave qua. Un mercantile da 100 tonnellate. Travicelli di ferro. Però se tenessimo Vendetta e Elephant. Però rallenta il mercantile, eh. 77 tonnellate di carico. Quanto vende qua? Quanto costa qua il cibo? Vediamo perché se conviene vendere il cibo qua, ma 7 pezzi d'oro. Sì, facciamo che vendere. Vendiamo. Devo arrivare fino a 77 tonnellate libere, vero? Tanto mi dice 19 mesi, va ben bene, no? Allora, andiamo dal maestro Dasha, questa qua e la vendiamo per 400 pezzi d'oro. Ah no, 23 tonnellate ancora. E vabbè, allora andiamo a vendere ancora dell'altro cibo. Teniamo 50 tonnellate di cibo. Ah, non ha più soldi lui, forse. No, infatti. Posso venderla ora? Sì. Perfetto. Ora direi che possiamo anche partire, salpare. E l'olandese ha detto che sarebbe stato contento di incontrarci. Però perché dovevamo andare dagli spagnoli? Mi ricordo più. Missioni. Cos'è che mi dice missioni? Ah, a Port Royal. Far finire. Ah, quel tizio da 2000 cose sulla testa. Marianne, una cosa francese. Blacktown. Blacktown. Nave Predona francese. Ma. Sono molto più comodi i contrabbandieri. Danno un sacco di soldi in più. Ora abbiamo parecchio cibo. Quindi questa magari un'altra volta. Questo è un enorme galeone mercantile. Mercantile, c'era un sacco di roba sopra, vabbè però. Santiago, andiamo qua a Santiago. No, dove dovevamo andare? No, scusate, mi dimentico. A Port Royal, appunto, è giù in là. Dobbiamo andare giù di qua. E poi dopo chiudiamo il video così. Port Royal. Ah, ecco, capito perché a un certo punto iniziava ad accelerare? Perché c'è il vento da considerare. E io non lo stavo considerando, che è là nella bussola, diciamo. È sopra sotto, no, è qua. Perfetto, dove andiamo? Vamo andare a Port Royal per che cosa? Ah, per il tizio là da 2000... Piripapperi. Visitare la taverna, ha detto che il tavernoso lo sapeva. Si nasconde solo. Sì, deve rispondermi. Yeah, dai, secchiamo questo contrabbandiere. Ma è tosto questo. Ma perché Kaiser? Ah no, forse devo farlo al momento giusto. È difficile questo.
È tostino, eh. Ok, dai, abbiamo vantaggio. Diventa sempre più complessa la storia. E l'altra guarda senza preoccuparsi di niente. Vai! Scusate ragazzi se ti parlo poco, ma è un momento molto teso. Kaiser! Ah, è lei che l'ha seccato. Signore, siete un maestro con la spada. Tornerò ad affrontare la giustizia a San Juan. Vi siete senza dubbio meritato il premio. Ma forse avere in regalo questo raro anello con rubino vi farà chiudere un occhio sulle numerose accuse a mio carico. No, dovrete sottostare al processo. Detto questo, ragazzi, mi pare che per questo episodio possa essere tutto. Guardiamo solo se ci hanno dato i soldi. Sì! Ricchezza! E potere! Noi ci vediamo col prossimo video dopodomani. Io vi auguro buona giornata, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e potete trovarmi sulla pagina Facebook di cui il link è in descrizione. Ciao a tutti ragazzi!